Mentre giaceva sul suo letto di morte, Burrus Frederick Skinner, uno degli psicologi più influenti di tutti i tempi, si sentì la bocca asciutta. Quando una delle persone che lo assisteva gli porse un bicchiere d'acqua, Skinner ne bevve alcuni sorsi e poi disse la sua ultima parola. Meravigliosa. Pensare che perfino sul letto di morte, con gli organi che non gli funzionavano più e con la leucemia che avanzava imperterrita, Skinner potesse gustarsi uno dei piaceri più semplici della vita è un qualche cosa di estremamente edificante. E questo aneddoto ci permette di aprire una riflessione su tre componenti fondamentali che ogni persona dovrebbe considerare per vivere una vita felice. Il primo è quello della presenza. Essere presenti significa riuscire a vivere pienamente il momento presente. La nostra mente ci trascina via con pensieri più o meno disturbanti da quella che è la realtà che ci circonda. E in questo modo non riusciamo a goderci le cose che ci capitano, belle o brutte che siano. E questo è un male, perché ci tira fuori, ci disconnette dalle ricchezze della vita. In punto di morte, Skinner era sicuramente presente, perché è stato capace di gustarsi a fondo e pienamente quell'ultimo sorso d'acqua. Il secondo elemento è quello dello scopo, ossia di sapere quello che vogliamo dalla nostra vita. Essere presenti, infatti, serve a poco se non sappiamo ciò che fornisce significato alla nostra esistenza. Se non sappiamo che tipo di essere umano vogliamo diventare, se non siamo connessi con i nostri valori. Skinner aveva lo scopo, perseguito per tutta la sua vita, di aiutare le persone a vivere meglio. E anche sul letto di morte questo scopo era presente. La sua ultima parola, meravigliosa, riferito all'acqua che aveva appena bevuto. Non era forse un modo di comunicare ai suoi cari un momento di rassicurazione e ispirazione in un momento di grande difficoltà? E infine il terzo elemento, ossia quello del privilegio, che è dato dall'unione della presenza e dello scopo tra loro. Quando viviamo la vita come un privilegio, qualcosa da ascoltare, da assaporare, invece che come un problema da dover risolvere, essa è naturalmente e di gran lunga più appagante. E in questo episodio Skinner non ha forse trattato la sua vita come un privilegio? Benché stesse incontrando la morte, era pronto anche in quel momento a cogliere tutte le opportunità che la vita era pronta a offrirgli. Bene, io credo che questa storia riguardi tutti noi. Quante volte non riusciamo ad apprezzare quello che ci circonda? Quante volte diamo per scontati i nostri affetti, i nostri valori, la nostra vita? Quante volte ci facciamo prendere dai nostri rimpianti, rimorsi, timori, dimenticando che proprio sotto il nostro naso abbiamo delle cose bellissime, se vogliamo? Sia chiaro, non intendo dire che la vita sia un paradiso, perché per la maggior parte di noi non lo è per niente. La vita è difficile e implica delle sofferenze, tuttavia, oltre al dolore, nella vita ci sono anche delle cose belle e piacevoli, per cui vale la pena festeggiare, anche quando ci troviamo in momenti di difficoltà e paura. E il primo passo da fare è proprio quello di prestare attenzione a questi momenti. Inizia a notare quando sei pienamente coinvolto e presente in quello che fai. Quando e dove ti senti pienamente in sintonia con il tuo scopo? Quando e dove quello che fai ti fa avvertire un senso di privilegio? Inizia a porti queste tre domande. Il cammino è lungo, ma mettersi in viaggio è sicuramente un qualche cosa che ne varrà la pena. E nei commenti sottostante, come di consueto, troverai i link e approfondimenti per continuare questo tuo cammino.